Buongiorno a tutti, parliamo con il professor Raffaele Iosa che per molti anni è stato dirigente tecnico, si è occupato molto di inclusione, è stato anche responsabile dell'Osservatorio Nazionale sull'Handicap, come a quel tempo si chiamava. Lui è sicuramente uno dei migliori esperti nazionali dei problemi dell'inclusione e con lui parliamo perché la tecnica della scuola, il canale di formazione della tecnica della scuola, ha organizzato un percorso molto interessante e anche un po' diverso dai soliti percorsi formativi. Questo percorso nasce da una esigenza. Sempre più spesso nella scuola entrano insegnanti che coprono una cattedra di sostegno, ma che non hanno una specializzazione o addirittura non hanno neanche mai fatto esperienza in una classe dove ci sono alunni con disabilità. Ecco, noi vogliamo dare un aiuto concreto agli insegnanti che si trovano in questa situazione, che quest'anno saranno, come è purtroppo prevedibile, molti di più di quelli degli anni passati. Allora, questo percorso è organizzato in maniera molto particolare, ne parliamo con Raffaele Iosa. Allora, intanto ci sarà una prima fase di un paio di incontri in cui tu farai che cosa? Io darò a questi colleghi che fanno il sostegno in queste condizioni, che spesso sono quelle di non conoscere e anche di trovarsi in situazioni di scuole che delegano loro troppe cose, una serie di chiavi di lettura essenziali, due incontri, perché comincino ad approfondire, a capire qualcosa. Ed è un lavoro quindi non una lezione nel senso classico, ma un sostegno per comprendere, per capire come funziona, cercando proprio di aiutarli nel modo che adesso dirò brevemente. Il primo incontro avrà come titolo "Io insegno a te". Faccio notare questo "a te", perché la funzione dell'insegnante di sostegno è proprio quello di avere un rapporto personale con i ragazzini con disabilità. E quindi il primo sarà centrato proprio su che cosa sia la disabilità. È banale dirlo, ma un ragazzo affetto da autismo è molto diverso da un ragazzo affetto da sindrome di Down. Le disabilità motorie sono diverse dalle disabilità sensoriali. Dagli cioè una serie di aiuti essenziali, di chiavi di lettura, perfino di suggerimenti, di qualche testo, di qualche, perché cerchino di comprendere meglio che cosa sia la condizione di disabilità concretamente. Ovviamente, io penso che tu non voglia in questo corso, in questi incontri, entrare nei dettagli, come dire, medico-clinici della disabilità. Oh no, 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 sarà tutto legato alla relazione educativa, che non è una relazione terapeutica. E quindi, ad esempio, dirò quali sono le pratiche educative più significative per le diverse disabilità, ma per esempio parlerò anche del rapporto con le famiglie. Le famiglie sono un anello molto importante, ma anche molto complesso da gestire in relazione con i loro figli. Possono pretendere chissà che cosa, esattamente l'opposto, avere una situazione di depressione o di distacco, di disinteresse verso il figlio. È una situazione molto complessa la disabilità. E poi voglio parlare della collaborazione con i colleghi, il fare squadra. La spinta non può che essere quella di fare in modo che l'insegnante di sostegno sia un anello di relazione con gli altri colleghi, non certo la persona che prende il bambino e il ragazzo e se lo porta fuori in un'altra aula, perché questa non sarebbe inclusione, sarebbe isolazione, e questo è il rischio che corrono molti insegnanti. Quindi sarà un aiuto proprio di concetti base. Il secondo incontro, invece, chiamato pragmatica dell'inclusione, darò tutta una serie anche qua di chiavi, sempre usando molto gli esempi. A me piace la cifra narrativa, quindi racconterò storie, situazioni, di come si gestisce e si organizza. Per esempio, sarà banale, ma che cos'è un PEI? Che cos'è un GLO? Che cos'è un ICF? Come funziona? Guardate, non spiegazioni giuridiche burocratiche, non servono a nulla, ma di sostanza. Come si costruisce questo? Durante questi due incontri farò vedere, racconterò casi, darò testi, suggerimenti, proprio per dare una prima infarinatura che chiamerai davvero di aiuto solidale, perché a me verso questi insegnanti giuro ho una grande
solidarietà umana per quello che fanno, ma sono anche molto preoccupato degli insuccessi che potremmo avere e dei guai che potrebbero nascere. Senti Raffaele, possiamo dire che questi primi due incontri serviranno un po' a costruire l'alfabeto, l'ABC dell'inclusione? È esattamente questo. Potremmo dire in un altro termine, un vocabolario essenziale, utile a capire dove ti stai muovendo. Dentro a questo, poi durante l'anno, farò tre incontri, circa 3-4 incontri, dobbiamo vedere un po', ma saranno scalzati secondo anche la domanda delle persone che partecipano, di approfondimento fondato sulle domande che i partecipanti mi faranno, perché la chiave di volta del mio lavoro è quella di non lasciarvi, per chi vorrà partecipare, durante tutto l'anno. Avranno la mia mail personale, potranno scrivermi in qualsiasi momento raccontandomi quello che gli accade o se hanno dei problemi. Nei casi più complessi, oltre alla mail, ovviamente mi racconterete lì i casi, io vi darò anche il mio numero di cellulare per potersi parlare più direttamente ed approfondire e darvi dell'aiuto. Poi, durante l'anno, a scadenza più o meno di una ogni mese, un mese e mezzo, faremo degli incontri di approfondimento. Per esempio il tema della valutazione, il tema dell'organizzazione del PEI, per esempio il rapporto con le famiglie, ma fatto molto sui casi e sui racconti che voi mi manderete, voi intendo coloro che parteciperanno. L'idea cioè di una formazione dialogante dove io mi metto in una posizione di aiuto, perché mi rendo conto che ogni storia è diversa dalle altre, ma anche si assomiglia su alcuni elementi di analogia. Quindi questi primi due incontri di base per darsi il vocabolario comune e le cose essenziali da conoscere, e poi un lavoro di aiuto e di supporto che dura tutto l'anno per darvi una mano a fare in modo che questa esperienza, nata così, per queste leggi che, non avendo insegnanti di sostegno specializzati, hanno bisogno della presenza di insegnanti di qualsiasi tipo alla fine, no? Che possano arrivare, fare in modo che sia un'esperienza dignitosa, umanamente anche, se possibile, gratificante e soprattutto professionalmente la migliore possibile, sia per loro come colleghi, ma anche per i nostri ragazzi con disabilità. Bene, mi pare che abbiamo dato un inquadramento abbastanza preciso della nostra proposta formativa, quindi come vedete si tratterà non di un corso inteso in modo tradizionale, ma davvero di un momento di scambio, di incontro con il nostro esperto Raffaele Iosa, ma anche di un incontro fra gli stessi partecipanti, che sicuramente potranno scambiarsi le esperienze, scambiarsi i problemi e quindi insieme provare ad affrontarli e a risolverli. Noi ci auguriamo che questo nuovo modello che noi proponiamo abbia il successo che merita, sicuramente le premesse ci sono tutte. Grazie.